Buonasera, buonasera a tutti quanti, siamo ritornati. Allora mettiti bene là. Sì. Capo, allora ci fai due dosi qua per piacere? Sì. Ecco qua. Ma non bianco però, non bianco, non bianco. O nero o rosso, o nero o rosso, ma non bianco. C'è un po' di... E così. Senti, senti, mi domandavo, ma essere una persona posata significa essere una buona forchetta? Ma fammi il piacere. San buon vino, senti tu, cosa bevi oggi del vino. Signori telespettatori, buonasera, un ben ritrovati ancora dall'azienda vitivinicola del Conte Appi, che primo bro contrario sono io, e anche del nostro esperto enologo. Buonasera, buonasera Conte, buonasera anche agli signori, amici a casa. Signori, siamo ancora qui, ancora certo, a parlare di vino. Ci troviamo ancora qui per commentare questa magica bevanda, questo regalo del nostro signore, l'elisir, frutto di Bacco, che è da sempre il frutto della sintesi tra la natura e la creatività dell'uomo, creatività dell'artigiano. Una bevanda che ha affascinato per millenni gli uomini, il ricco e il povero, certo, l'intelligente e lo stolto. Sì. Una bevanda che ha da sempre accompagnato la storia dell'uomo e ne ha contrassegnato le gesta. Bravo, Conte, se posso aggiungere una cosa, che non è un caso che se Gesù ha tramutato l'acqua in vino e non viceversa, bravo, ci sarà un motivo. Ci sarà un motivo, signori. Signori, parliamoci chiaro. Sin da in un recente viaggio che io e l'enologo abbiamo fatto, guardate certo, qua, se diciamo cretinate, abbiamo ritrovato dei reperti in Mesopotamia. Enologo, di cosa sa questa anfora? Il Malbec, Malbec. Signori, non sa di spremuta. Sa di Malbec. Sa di Malbec. In Mesopotamia già conoscevano certo, la fermentazione, certo, queste storie. Ma anche prima. Noè? Bravo, Noè lo sanno tutti, Noè. Che durante il diluvio universale Noè non è stato male per... Perché aveva mal di mare, ma perché aveva bevuto il succo di uva. Noè, il primo ubriaco della storia, sconfessato, deriso del figlio Cam. Ma già i greci, signori, in un recente viaggio in Peloponneso, io e l'enologo abbiamo ritrovato quest'anfora di cosa sa, enologo? Malvasia. Sa di succo di mirtillo? No, signori, malvasia. I greci conoscevano la fermentazione alcolica. I greci? Questa è storia. Ah, ma è storia, ma è scritta anche sui libri, è scritta Ulisse. Ulisse cosa ha fatto? Ubriacato... Chi ha ubriacato Ulisse? Era Magacirce, Elena di Troia, Penelope. No, all'occhio, attenzione. E cane Argo. All'occhio, attenzione. Argo. No, all'occhio, dico. Siamo precisi, c'è questa storia, non si può... Bravo, adesso ho capito il suggerimento che mi ha fatto, se me l'ha fatto, non so. È stato involontario, all'occhio... Ulisse ubriacò Polifemo, ciclope con un occhio solo. Vogliamo dimenticare i romani in un recente viaggio a dove siamo andati? No?
in provincia di Roma, Tarquinia, bravo, io le andavo, abbiamo scoperto questa faccia, questa statua di Bacco. Abbiamo portato solo la testa perché il corpo non ci stava. Il resto stava pestando. L'uva, signori, questa è una statua che testimonia che anche i romani conoscevano il vino. Qualche esempio, enologo? Muzio Scevola è la dimostrazione, perché uno che mette la mano sul tripode per bruciarsi la mano è evidentemente ubriaco. È ubriaco, ma non è scemo, perché ha messo la sinistra e non era mancino. Questo è vero. Signori, i monaci del Medioevo, i cistercensi, i benedettini, anche loro conoscevano la vita. Queste storie, erano monaci, ma non erano scemi. Mica mettevano l'aranciata quando il sangue di Cristo è vincente. Signori, Galileo Galilei, come pensate che abbia capito che era la Terra a girare e non il Sole? Ah, è vero! Sì, perché aveva bevuto, quando uno beve gli gira tutto. Signori, non che Copernico fosse stupido. No, è che era astemio, povero. Astemio. E se no l'avrebbe scoperto. Signori, lui? Se la civiltà dell'uomo oggi è arrivata a questo livello, il merito è del vino, diciamolo a chiara lettera. Certo, il merito, sì, e anche di chi l'ha bevuto, perché... Signori, grazie per questo... Grazie. Attenzione a questo excursus storico, noi vi salutiamo. Salutiamo il nostro pubblico, non senza avervi ricordato che esistono solo quattro tipi di vino. Bianco, rosso, buono e cattivo. Arrivederci, grazie enologo, grazie. Grazie per il suo contributo a cultura e all'informazione. Anche faccio quello che posso. Straordinario, signore. Straordinario. Oro. Buonasera amiche, sempre sta musica è allietante, spettacolo, buonasera dall'India, da Fernanda. Buonasera. Buonasera e benvenute all'angolo delle 3B, brava donna, bon ton, bella casa, benvenute, piccoli consigli per imparare le regole delle buone maniere. Non scopriamo niente di nuovo, ragazzi. Per l'amor di Dio, però guardate, dai, che se noi ancora oggi sentiamo dal calzolaio che ne ha appena buttata la sua, la nuova, e ci sorride, tanto gentile, perché abbiamo il brillantino con zafiro, perché abbiamo il pashmina intorno al collo, è perché abbiamo profumiamo di bucato. No, signore, no, è perché noi ci sappiamo comportare. Ricordatevi sempre che se il mondo va in rotoli perché non c'è più il buon comportamento, tasi, e qualsiasi lavoro si faccia, qualsiasi strato sociale, la classe si appartenga, le buone maniere non sono mai abbastanza solo, per vivere. Solo che se ti domandi a un giovane di oggi, cos'è il bon ton? Madre beata, fa l'arcano. E cos'è sta parola? Ma cosa vuol dire? Non siamo mica alla corte degli Asburgi. Mai studiato, che roba da... roba vetusta, roba vecchia, insomma, sberlotarli sarebbe poco. E allora noi siamo qui per insegnarvi le regole delle buone maniere. Brava. Oggi, specifico, parliamo dei venevoli tra le persone. Che è la prima... Convenevoli. Delle persone, che è il primo biglietto da visita. La roba più importante, ricordatevi sempre. Per forza, sì, perché c'è il linguaggio del corpo. Ci si esprime anche col corpo. Oggi parliamo di come si saluta una persona. Come si saluta? Non serve internet, ragazzi. Serve i video e quelle robe là. Occorre lo far diapositive? No, neanche le diapositive. Serve l'esempio. L'esempio è massimo. Allora, Fernando, vi farò vedere come si saluta. Ecco. Come si salutano due persone. Fa vedere. Ti faccio vedere. Fa vedere. Ecco qua. Che il saluto è la prima impressione che conta. Allora, prima roba. Mi raccomando, state attente. Quando si saluta, ci deve essere anche quello da salutare. Ah, è vero, E non stai a salutare a caso strada, che sennò gli diventa a papà Marci. Fasciami qua. Allora, ti sei smentegata? No, è che intanto che parlavo... Insomma, allora, noi siamo due persone che si salutano. Che si incontrano. Ci incontriamo per caso. Facciamo un per esempio. Per esempio andiamo ci incontriamo per caso. Buongiorno, ma guarda chi! Mai più che avrei pensato. Lidia, mai più chi vede l'esempio se stiamo fora, no? Scusate, abbiamo sbagliato. Se siamo solo da fuori. Guarda che siamo in parte televisione. Siamo in parte televisione. Ecco. Allora, prima roba, stabilire chi è che saluta per primo. Chi è chi dà la mano per primo? Chi è? Il più giovane. Il più giovane. Allora, toccami.
No, sono io più giovane. Ti senti la più giovane, sono io la più giovane. Tu di marzo? Marzo? No, che sono settembre. Settembre? Come settembre? Sì, ma di che anno ti? 38. Ma non si dice l'età, dai, so. Ma insomma, dai, stabilite più giovane, chi che è il più giovane? 38 allora, l'ha capita anche una bugia, eh? Non no, schia... non è vero. Va bene, salutiamo. Ci incontriamo per caso, qua. Facciamo per esempio. Ecco. Madre beata, belle qua! Chi è qua? Sono mai più! Che c'era da... E lo dici giusto? È giusto così? È giusto? È giusto? O è sbagliato? È sbagliato. Errore? Sbagliato. Errore, ah. Non si va in nelle scandescenze. Ecco. Non si urla. Non si urla. Non si siga. Bisogna salutarsi normali. Normali. Si dà la mano. Si dà la mano. Come si dà la mano? Come si dà la mano? Si dà così la mano? Così, ma mai più, che sei brutto anche da vedere, neanche il Papa da mandare la mano così, dai, su. Sì, con moderata energia, facciamo vedere. Fernanda, piano, che ti... Ma guarda che più moderata di così, dai. Mi blocchi la circolazione. Ma te sono come una burina, te sono, dai. Senza bloccare la circolazione, è importante. Va bene. Ecco. Si dà e si accompagna con un lieve inchino, facciamo vedere. Mangiando, sarà mica lieve sto qua. Benedetto. Beh, insomma, pestate i corni. Vabbè. Ragazzi, si saluta normali. Normali. Con naturalezza. Certo. E con gentilezza. Certo. Sempre il sorriso delle labbra. Sì. Ricordatevi sempre quello. E vedrete che vi, se vi salutate così, vivrete in pace e in serenità con voi stesse e tutto il mondo intero sarà felice. Da Fernanda e dalla Lidia, grazie e arrivederci. Arrivederci. Io avrò capito, no? Ah? Infatti per esempio anche quelli dell'inchino. Più del per esempio possiamo per esempio. Così può. Guarda, sono delle notizie che sono tragedie. Sono tragedie. Il giornale è fatto apposta per essere scritto. Statistica, statistica. In aumento i casi di suicidio. Ma sono drammi. Sono drammi qua. Non drammi. E guarda caso, io prima avevo letto la notizia del signor Gervaso che preso da raptus, da depressione, si è recato in cantina, ha messo la corda al soffitto e si è impiccato, si è suicidato. Questi sono problemi, sono drammi. Cosa vuoi che ti dica? Vuoi che ti dica? Tu che parli tanto, cosa mi dici adesso? Cosa mi dici? Questi suicidi, questi sono problemi. Cosa vuoi che ti dica? Guarda, senti, io prima di arrivare al punto di ridurmi a suicidarmi, io mi ammazzo. Cosa dici su? Cosa fai tu? Butta fuori due dose qua a scherzare su questi. Sì, ma no bianco però, no bianco, dai, no, su, no bianco. Ma guarda che ti tiriamo una corda per aria. Ma non nero rosso, ma no bianco, no bianco, dai, su. Ma arrabbiarti che ti viene la depressione. Ma gliela do io la depressione, su. No bianco. No.